La Francia arriva tra noi a festeggiare il suo 14 luglio e lo fa nella splendida atmosfera di Villa Lario a Polignano Lario, con la manifestazione Little France on the Lake, piccola Francia sul lago. Saranno 4 giorni di cibo, musica e festa per celebrare la presa della Bastiglia, uno dei momenti più importanti della storia non solo di Francia ma di tutta l'Europa. E quest'anno la celebrazione da noi sarà in questa splendida cornice, in questo meraviglioso ambiente dei Villa Lario. Allora, brevemente, Little France on the Lake è un'iniziativa volta a portare un po' di Francia sul lago di Como. Saranno 4 giornate, dall'11 al 14, quindi termina con la presa della Bastiglia, con un brunch. Ci sarà una serie di opportunità per clienti esterni all'albergo di poter partecipare a questa iniziativa, con brunch, poi aperitivi e cene. Aperitivi, cene, esatto. E pranzi anche. Il menù sarà francese. Faremo sì, menù francese. Lavorato a quattro mani, che ci avvaleremo del nostro partner di Tolosa, MD Gallery, che è un hotel a Tolosa, tra cui anche la Tower, di Tolosa, all'interno della Tower. Quindi sarà qua con noi dall'11 al 14 per presentarci a tutti quelli che vorranno venire qua a Villa Lario con un menù francese in occasione di questo. Un omaggio che si vuole fare alla Francia. Oltre alla parte culinaria ci sarà un intrattenimento musicale con le Nanan de Retro, che sono queste tre ragazze francesi che suonano, che cantano a cappella, non solo musiche francesi anni 50, è in costume tra l'altro, molto piacevole, e saranno durate tutte le pasti, le giornate, quindi durante il pranzo, durante l'aperitivo, durante la cena. Gli spazi dedicati saranno principalmente questa terrazza qui, si aprirà tutto quanto l'evento con un cocktail di inaugurazione l'11 all'aperitivo, e si chiuderà tutto con un brunch il 14 di luglio, sempre in questa zona. Allora qui ho anche sotto, presumiamo la parte di apertura nel sì, 14-11 la parte al lago, perché il Villa Lario arriva fino al lago. Dopo ci saranno dei menù con piatti francesi, dal programma del canale con la purea di ciliegia, l'aceto, l'escargot bourguignon, oppure il salmone alla cetosella, che è stato tipico anche francese, un petto d'anatra, fauna un po' curioso con gamberetti e pomodoro, e poi dopo sicuramente la parte che Benjamin si esprimerà di più al meglio, la parte diciamo pasticceria, dove farà un soufflé ghiacciato con le fragole, un soufflé a cioccolato caldo, un babà al limoncello, una torta con una ganache al cioccolato fondente e altre cose che faremo in quelle giornate. Villa Lario è una struttura giovane, è alla 5ª stagione, in evoluzione sempre. Io sono qui dal 2016, la proprietà ha avuto l'onore di avere la fiducia dalla proprietà ad andare avanti con la parte cucina, e in questo ultimo anno anche come direzione un po' su tutta la struttura. Abbiamo il piacere quest'anno appunto di fare questo evento per anche far conoscere un po' di più la struttura, a parte anche il ristorante di Villa Lario. Esatto, conoscere anche di più il ristorante di Villa Lario, che è aperto a tutti, non solo agli ospiti, esatto, che possono soggiornare da noi nelle nostre 6 suite. E quindi il ristorante è aperto a tutti, sia per un lunch, sia per un dinner, sia per un aperitivo. E poi raccontavo del picnic basket, la possibilità appunto di chi è sul lago, che non necessariamente deve soggiornare qui o pranzare qui, che vuole pranzare proprio in barca, ha la possibilità di chiamare, prenotare e venire a raccogliere il suo picnic basket. Ci sono delle menu e raccoglie. Passa in barca, noi glielo passiamo proprio pontile, sul pontile. Esatto, per raccogliere, sì, è una bellissima iniziativa. Ecco, e normalmente, a parte questa iniziativa The Little France on the Lake, il menù che cos'è? Che stile segue? Diciamo che principalmente facciamo una cucina italiana mediterranea, quindi cucina mediterranea italiana con piatti con prodotti di qualità, sia di pesce, sia di lago che di mare, carne, verdure di prima qualità.
qualità e che offriamo ai nostri clienti, sia quelli che dormono in casa da noi che quelli che arrivano così. E quelli che vengono anche per eventi privati, come per matrimoni, si danno esclusione, si danno via per i matrimoni, ci sono belle opportunità. Questo posto è magico, no?